Tropea, terzo anno di manifestazioni natalizie, come si prevede per questa edizione? Ma quest'anno prevediamo un successo, cioè il 2019 è stato un successo, il 2020 non fa testo, è servito per lo più per far rimanere Tropea sugli scudi dopo comunque un'estate che è stata una bella estate, quindi per accendere i riflettori sul borgo in un momento particolare, perché noi già nel 2020 noi eravamo candidati a Borgo dei Borghi 2021, quindi era necessario, importante anche fornire quell'immagine che si voleva dare, che poi effettivamente ci ha portato alla conquista del titolo, che è significato tantissimo per la nostra città. Quest'anno possiamo dire che in realtà è la seconda esperienza, ora occorrerà capire se questa esperienza la vogliamo portare avanti. In particolare mi riferisco all'aspetto commerciale. L'obiettivo era destagionalizzare, creare un'occasione in più o comunque l'occasione per consentire agli operatori dell'industria e del turismo di tenere aperto. Adesso vedremo cosa accadrà. Al momento stiamo registrando delle timide adesioni al Natale, nel senso che le attività pare stiano aprendo e pare apriranno. Dopodiché ci dovremo interrogare, fermo restando che per noi l'occasione del Natale per accendere i riflettori su Tropea, sul borgo di Tropea, anziché sul mare, rimane un'occasione importante, quindi noi attraverso questo evento promuoviamo sicuramente la città. E poi, voglio dire, al di là di tutto quello che può essere gli aspetti puramente economici e commerciali, è bello trascorrere un Natale in un clima natalizio, quindi in un borgo di per sé meraviglioso, reso ancora più affascinante dalle luci d'artista che abbiamo anche quest'anno installato.